Buonasera, ben ritrovati telespettatori di 12 Teleducato, approfondimento del nostro telegiornale, come vi abbiamo anticipato nell'edizione terminata pochi istanti fa, dedicata al calcio, al derby, al trionfo del Parma di ieri sera contro la Reggiana. Abbiamo dedicato ampio spazio nel corso del telegiornale, però facciamo un focus anche questa sera con in studio uno degli eroi di Reggio Emilia, l'autore del primo gol, Davide Giorgino. Benvenuto, grazie per essere qua e complimenti non solo per il gol, per la prestazione e per la gioia che hai regalato a tutta la piazza parmigiana. Grazie a voi. Ti chiedo subito, hai dormito più la scorsa notte dopo magari i festeggiamenti oppure la notte prima per la tensione e l'attesa pre-derby? Sinceramente, prima della partita ho dormito in maniera molto tranquilla, mentre ieri sera, a causa dell'adrenalina ancora in circolo per la partita, la tensione accumulata durante la partita, si è dormito veramente poco. La mia faccia e la faccia dei miei compagni questa mattina poteva testimoniarlo. Ecco, ma ci descrivi che cosa hai provato quando hai visto la palla entrare in rete, anche perché tu non è che non sei obbligato, voglio dire, a fare gol, non sei un attaccante, però sei un giocatore. Ecco, però devo dire, scorrendo il tuo score, forse non si arriva a 10 nella tua carriera. No, ho fatto veramente pochi. 6, 7 se non sbaglio. Sì, non lo so. E quindi che cosa si prova a realizzare un gol, e soprattutto un gol così pesante in una partita così importante? Ma sicuramente ieri sera è stata un'emozione incredibile, perché si parlava di questa partita da un anno e mezzo qui a Parma, perché è un anno e mezzo che sono qui, e già dal primo giorno del ritiro si parlava del derby. I tifosi non parlavano nemmeno del campionato della Serie D che dovevamo affrontare, parlavano già del derby. Il derby era un'ossessione per loro, era una partita importantissima che non veniva fatta da 20 anni. Quindi sapevamo l'importanza di questa partita, far gol ieri sera e vincerla in quel modo a Reggio Emilia è stata un'emozione indescrivibile. Poi sia io che Isa abbiamo fatto gol sotto i nostri tifosi, è stata una gioia immensa. Senti, una volta uscito dagli spogliatoi, quando hai riacceso il tuo smartphone, immagino tu abbia trovato un po' di messaggi. Qual è quello che ti ha fatto maggiormente piacere, che ti ha divertito di più? Non mi hanno fatto tutti piacere, farei torto a qualcuno, perché sinceramente tante persone sono state carine e gentili nei miei confronti, mandandomi tanti messaggi, tanti complimenti, e quindi sono stato veramente contento e felice di aver condiviso anche in parte con loro quella gioia. Ma ce ne sono stati tanti, mi sono arrivati anche dei video di facce strane, quindi è meglio non citarli tutti, altrimenti rischieremo di far tardi. La serata però ieri si era aperta con un momento di tensione, anzi di vera e propria paura, per un gravissimo episodio che abbiamo documentato anche nel nostro telegiornale, questo autentico agguato al pullman del Parma. Tu in che posizione del pullman eri seduto e soprattutto cosa hai provato? Come avete vissuto questo momento? Praticamente ero a 20 centimetri dal vetro posteriore, dove è arrivata una pietra. Per fortuna Chris si è accorto subito di questa pietra e si è allontanato in tempo. Anche se non sono arrivate schegge di vetro all'interno, però comunque è stata un'azione pericolosa, quindi ero praticamente a due passi. Come ho detto ieri sera, sinceramente, personalmente parlando, ho trasformato questa aggressione in motivazione e carica interiore, perché c'è stata prima questa aggressione, poi siamo entrati in campo, abbiamo visto tutto il loro pubblico, appena siamo entrati subito ci hanno fischiato. Sono stati fatti i cori, magari con termini poco carini, diciamo. Poco carini, anche
nei confronti di Alessandro Lucarelli, e tutto ciò è stato un accumulo di motivazioni che poi abbiamo portato in campo con la giusta voglia, la giusta cattiveria. Tu sei del sud, se non sbaglio, nativo di Brindisi, hai giocato molte stagioni anche al sud, dove le piazze sono calde, dove ci sono delle tifoserie particolarmente, insomma, famose. Però ti chiedo, quella di ieri a livello di contesto generale è forse la partita più importante che tu hai giocato nella tua carriera? Per tutto quello Ma che c'era intorno a livello di scenario di diciamo pubblico. una delle più importanti. Io ho avuto la fortuna agli inizi di aver giocato in Serie A Nel Lecce, no? sì, in degli stadi grandi con tantissime persone, quindi ho vissuto anche quelle emozioni. Poi anche a Taranto il pubblico è molto caloroso. Già in un'altra circostanza, sempre in un derby, avevo realizzato quel vittorio a Taranto contro il Foggia, però non l'avevo realizzato sotto i miei tifosi, l'avevo fatto da un'altra parte e quindi anche lì la gente ti trasmette davvero tanto. Però a livello di importanza di partita, appunto, tutto ciò che c'era dietro a questa partita, tutta l'attesa, sicuramente è una delle più importanti. Senti, qualche commentatore di Sponda Reggiana ha detto sì, bravo il Parma, ha fatto un'ottima partita, però gliel'abbiamo un po' quasi regalata, nel senso che i nostri giocatori se la sono un po' fatta sotto. È un modo forse per sminuire anche l'impresa del Parma. Tu ti sei accorto di una Reggiana che ha sentito troppo le pressioni di questa partita e si è un po' sciolta? Ma non lo so, e sinceramente non sta a me giudicare l'operato altrui. Posso soltanto dire che ieri la Reggiana trova davanti a sé una squadra determinata, una squadra che voleva raggiungere il risultato e farlo nel miglior modo possibile. Ha trovato una squadra proprio nel vero senso della parola, e quindi penso che il grosso merito sia del Parma. Poi che la Reggiana abbia avuto delle difficoltà a livello emotivo oppure altre difficoltà, non so, Saranno affari loro, dici. saranno affari loro. Sinceramente, quello che contava per noi era vincere, l'abbiamo fatto e il resto non conta. Senti, l'hai detto tu, hai detto la Reggiana ha trovato una squadra, no? Con la S maiuscola, che forse in questa stagione cercavamo ma non avevamo mai trovato. Che cos'è Per me non cambiato? l'abbiamo trovata a sprazzi. Solo a sprazzi, esatto. Che cos'è cambiato però con l'arrivo di D'Aversa sulla panchina del Parma? Che cosa si respira in questo nuovo corso che è iniziato da poco? Mister è arrivato in maniera molto umile, molto tranquilla. Sta provando a darci la propria filosofia di gioco, a cercare di trasmetterci quella tranquillità che nelle ultime settimane, nel primo periodo, è venuta a mancare. Però, le ripeto, c'è stato anche un cambiamento a livello proprio di squadra, di atteggiamento. Forse siamo stati messi anche davanti a una realtà delle proprie responsabilità e quindi c'è stata una reazione. Sicuramente anche le nuove idee di gioco, non so come spiegarlo, ci stanno dando una mano in più. Quella di ieri è una vittoria importantissima per quello che rappresenta, per la rivalità con la Reggiana, ma è una vittoria importantissima anche per la classifica. Adesso non la guardiamo, però io credo che sia stato lanciato un messaggio forte e chiaro della serie. Guardate che ci siamo anche noi, cioè chi vorrà arrivare primo se la deve vedere con un Parma che è rinato, si è ritrovato, è vero o no? Ora non facciamo voli No, no, pirotecnici, guardiamo però partita dopo nel senso, partita, noi per carità. dobbiamo analizzare partita dopo partita, dobbiamo preparare ogni singola partita. Ora verrà il Modena, dobbiamo pensare al Modena, dopo il Lumezzane, gradualmente, perché in questi primi 6 mesi si sono fatti troppi progetti e andavamo molto
veloce con la testa, pensando ad arrivare primi o a essere lì in alto in questo momento della stagione. Noi dobbiamo analizzare partita dopo partita, dobbiamo cercare di portare a casa il massimo numero di punti possibili. Poi tireremo le somme più in là, ora è ancora presto. Lo dicevamo prima della partita della Reggiana e ce lo ribadiamo tutt'oggi. Ci vuole calma, bisogna analizzare le cose nel modo giusto, essere razionali e andare avanti per la nostra strada, cercando naturalmente di recuperare il terreno perduto. Però è fuori di dubbio che un risultato non positivo ieri a Reggio avrebbe tagliato fuori di fatto il Parma dalla corsa per il primo posto. In questo caso il Parma c'è, come poi sono d'accordissimo con quello che hai detto tu, guardiamo partita dopo partita senza fare particolari progetti o tabelle. La dedica del gol e della vittoria di ieri l'hai già espressa? Sì, ho detto che la dedicavo alla mia compagna, ai bambini, a mia mamma, cioè no, a tutti i miei familiari sono giù e in particolar modo a mio padre che è venuto a mancare un anno fa, non avevo avuto ancora molto per dedicargli un gol. Un bel pensiero. Che tipo è Davide Giorgino nella vita privata? Che tipo è l'eroe di Reggio Emilia? Sono una persona molto... Quando hai del tempo libero, insomma, come lo trascorri? Non ne ho molto, perché avendo due bambini a casa di tempo ce n'è davvero poco, però no, sono una persona estremamente semplice, mi piace passare il tempo con la mia famiglia, magari andare qualche volta a cena fuori con qualche compagno, vedere dei film a casa, cioè niente di particolare. Il calcio è una professione che vi porta a viaggiare, a cambiare spesso città. Tu sei stato al sud, ma anche al nord, ad esempio a Rovigo 2 anni fa, prima di venire a Parma, se non sbaglio. Vivi Parma di fatto ormai da 1 anno e mezzo. Sì. Com'è il tuo rapporto con la città? Che cosa ti piace di più di Parma? Ma io vivo praticamente in pieno centro, quindi ho la possibilità di viverla a pieno la città. Parma è una città molto tranquilla, parlo per il mio mestiere, ti permette di lavorare in maniera serena, tranquilla, ti trasmette anche il proprio calore. E poi per quanto riguarda le famiglie, i bambini, ti offre tanto, perché comunque avendo tanti parchi in zona, avendo tanti posti verdi, riesci a far divertire i piccoli, quindi non è niente male. Ti piace, restiamo sempre in un argomento che riguarda direttamente anche la vita privata, magari tua e della famiglia, ti piace questa formula nuova adottata dalla Lega Pro sull'esempio di quanto introdotto negli ultimi anni in Serie B, di giocare anche nel periodo natalizio, l'ultima partita prima della sosta è venerdì prossimo il 30, poi di fare una sosta a gennaio e di riprendere insomma dopo la metà di gennaio, oppure la vedete come un peso perché vedete parzialmente sacrificate le feste? No, sinceramente no, perché comunque se questo può permettere il svolgimento delle partite dopo la sosta in maniera tranquilla, perché magari in questo periodo si possono trovare campi ghiacciati o terreni di gioco in condizioni non ottimali, va bene così, perché alla fine ne va dello spettacolo, il calcio è uno spettacolo, quindi i tifosi che vengono a vedere la partita hanno tutto il diritto di vedere, ma oltre ai giocatori che sono in campo, un terreno di gioco almeno agibile. Quindi per noi cambia davvero poco, tanto festeggiare un Natale in casa o farlo in ritiro sarà una cosa magari diversa, però proveremo anche questa. Allora, ringraziamo Davide Giorgino per essere stato ospite, aver accettato l'invito del nostro telegiornale. Vi facciamo nuovamente i complimenti per la prestazione di ieri a Reggio e per questo gol che rimarrà nella storia. Te ne rendi un po'
conto, inizi a rendertene conto che questo gol rimarrà nella storia e nella memoria di tutti i tifosi del Parma, quando si parlerà magari fra tanti anni del primo derby rigiocato dopo 20 anni senza derby, quel derby sarà associato al tuo nome. Sinceramente è una cosa che mi rende orgoglioso e sono contento di tutto ciò. Poi, ripeto, è una cosa momentanea, è una cosa che è successa ieri, oggi ancora va bene pensarci, però... Pensiamo al Modena, tu sei già concentrato sul Modena, si giocherà alle 18.30 di venerdì, noi saremo in onda alle 20.45 per una trasmissione speciale post partita. Grazie per averci seguito, per chi ci segue in diretta ricordiamo anche l'appuntamento delle 20.45 con l'attualità, c'è il programma del nostro direttore Parma Europa. Buon proseguimento di serata, arrivederci.